Ebbene ragazzi, qui Bubo in sì, come sempre. Siamo qui ragazzi su FIFA Ultimate Team, perché dire foot napoletano significa tutt'altro, mi capite? E niente ragazzi, oggi siamo qui in questo episodio, ma soprattutto siamo qui perché c'è lui. Aspettate che mi copro un po' perché luccica troppo. Bam! Lo zio Shevchenko, ragazzi, è in prestito, sì, lo so, è in prestito, non cominciate a dire in prestito, non ti fa fare, ok, non mi sto fappando, però tra tante leggende poteva uscire anche una merda. Non voglio fare nomi, vieri. Avete capito, no? E mi è uscito Shevchenko per 3 partite e noi lo andremo a provare. Ah, adesso fentisa con chiunque la leggenda. Che figata. Ottimo. Niente ragazzi, andiamo a scoprire subito chi incontreremo, perché adesso mettendo la leggenda si alza tutto. Cioè arriva uno tsunami. Lo devo avvisare, solo i più forti devono mettersi sull'Xbox contro PUBG. È così che la prima partita, attenzione, PUBG 6-0. E siamo pronti, latenza 2. No, posso mai. Latenza. Minchia raga, latenza 3, 1, 2, fa tutti i numeri del mondo quello là. Attenzione, Insigne! Lo zio Insigne! Poi quello è Biabiani. Me lo ricordo quel bastardo. Portiere c'ha Szczęsny. Raul Albiol. Ma sei pazzo. Si è messa Raul Albiol in difesa. Ah, Sasha Grey, acci. Attenzione, Stefano Nava, sempre con noi. Che non fa altro che ripetere le stesse cose dell'anno scorso. Shevchenko! E Szczęsny che adesso pare i tiri delle leggende. Deviazione, calcio d'angolo. Evra ancora dal calcio d'angolo, la mette in mezzo. Perez. Ecco il tiro. Perez. Ma ragazzi, dove cazzo l'ha tenuta? Dai, ma dai. Come prossima puntata cercherò di portarvi, magari questa settimana mi metto proprio a fare un botto di partite. Voglio portare il nuovo Foot Draft, perché l'ultima volta che l'ho fatto, ovvero la prima volta che ho messo FIFA, ho fatto 313 visual. E quindi credo che è una cosa che vada molto. Però ragazzi, il fatto è che cioè, costa. Magari penserò di prendere i FIFA Points. Madonna! Mamma mia, Super Marchetti! Dai, fatti valere Marchetti. Perché l'ho data là così? Questo pallone non era facile. Attenzione! Non ci credo. Che culo che ha tenuto questo. Puttana troia. Ma che culo che ha avuto. Dai, era là da mezz'ora. Era là quella palla. Ma vaffanculo. Io ho Andriy Shevchenko. Dovrei vincere proprio facile. Felipe Melo. Vaffanculo Sheva, devi morire, cazzo. Devi morire che mi fai il gol di fuori gioco. Ma vaffanculo, vai. Callejon. Palla profonda per Shevchenko. Trova il compagno. Tirala! Ma porca troia, sto portiere di merda, però che cazzo sta parando? Figa, a me ha fatto 3-4 tiri questo pezzo di merda, ma segnato. Guardalo! Ehi! E voglio il rigore. E no, cazzo, voglio il rigore. E rosso era pure. Però vabbè. Ovviamente anche il cartellino giallo. Minchia, se è fallo quello. Porca troia, cioè. L'ha distrutto e lo deve tirare proprio lui. Andriy Shevchenko. Ma dov'è? Andriy Shevchenko, ragazzi. Primo gol per tutto. Vado a tutti i suoi compagni. E le abbraccia. Col numero 1. Andriy Shevchenko. Precisa con minchia del corpo. Il non poteva farci nulla. Finisce il primo tempo così. Cioè ragazzi, ho fatto un botto di tiri. 5 tiri, 5 in porta. Lui 5 tiri, 2 in porta. Porca miseria, guarda, mi gira proprio il cazzo sta cosa. Il possesso di palla. Esatto.
due modelli di gioco sono alla pari. Ebra. Però dai, era già finita l'azione. Tutto fermo, Pierre, tutto fermo. Quanto cazzo dura sto fuorigioco? 8 anni. Bisogna fare i complimenti all'assistente per questa chiamata. Non era affatto facile. Fatela prendere, pezzo di merda. Fatela prendere. Balotelli, ci pensa lui. E ti dice il pubblico. Bam! Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Cross, pericolo. Prova a sorprenderlo. Meno male. Di tutto a caccia del pari. È la mancata di pochissimo sarebbe. L'arbitro fischia. Prima partita vinta, ragazzi. Un sollievo, grandissimi 2-1, Endrick poco performante, se posso permettermi. Anche perché loro giocano con una difesa molto alta. Marchetti 8.4, Szczęsny 8.8 come minimo. Cazzarola minchia. E è stato molto forte. Il suo portiere ha fatto dei miracoli. Miracoli allucinanti. E i tiri parlano da soli. Avanti c'ha il mitico Zaza. Poi c'ha Gabbiadini. Anche lui c'ha Allan. Tutti quanti c'hanno Allan più o meno a centrocampo. Chissà. L'arbitro. Occhio al cross. Madonna mia! Proprio lui! Incredibile! Proprio lui! Andrea Shevchenko davanti alla telecamera, va! Sembra stato un rapinatore d'aria, Shevchenko. Io non me l'aspettavo che fosse lui innanzitutto, ma poi che cavolo di gol ha fatto? Carino, un po'. Devo dirlo, Marina quest'anno soffitta non è forte. È riuscito comunque per fare. Con doppia! Respinge il difensore. Attenzione! Ma ancora, che cazzo! Madonna, che ha sbagliato! Questo si è ucciso. Questo è andato un attimo a impiccare. Ma vaffanculo, minchia, che cazzo c'ha in difesa? I mostri. Gabbiadini. No! Metri a disposizione. Ragazzi, ho fatto la cagata più grande del mondo io. Io ho fatto la. Ho fatto la cazzata, raga. Ho fatto una cazzata. Cazzarola. Mannaggia Caglion, mannaggia, perché non la prendi mai bene? Mannaggia. Ma vaffanculo. Dai! Next S, la va a mettere il numero di vista. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, che gol tirato di questa. Di sinistro la va a tirare Gomez, poi ci arriva Max S. Vai, Caglione. Bruno Perez. C'è Vicenco che cambia fascia, attenzione. Contrasto rubio vigoroso. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Cioè, non mi ha dato il fallo là. Ma what the fuck? Gabbia intercettare questo. Ecco il tiro! Caglion! Crossa! In mezzo a co. Vaffanculo! Meno male che che Luis Adriano se ne sta mandando. Che se mi sta facendo sudare sto bastardo. Dai, mi ho preso il pallone. Ma che è ste cagate? No. Mamma mia, quando fanno quei tiri così. Ma porca miseria se le sta prendendo. Che tempismo, bravissimo. Ma vaffanculo! Ma cazzo! Nuovo calcio d'angolo a disposizione. L'impossibile! Guidato con i tiri della bandierina battuti dalle due squadre. Con i pugni allontana. È uscita, quittato. Pezzo di merda. Un pezzo di merda.
12 punti, siamo salvi ragazzi, 4 vittorie di fila, allucinante. E niente ragazzi, questo video termina qui, anche perché voglio cercare di fare più da solo, diciamo, le partite per portarvi Foot Draft. Già siamo a 5.000 più o meno, 5.000 crediti. Nel caso non ci riuscissi ad arrivare a 15.000, anche perché mo vediamo la stagione, la vediamo insieme come quanto ci dà. Allora, se vinciamo tutta la stagione sono altri 4.000, quindi siamo ad 8.000. Non so quanti me ne rimangono, che mi dà 1.000 ogni volta che vinco. Però credo che nel caso la prossima settimana vedo di caricare nel caso proprio qualche FIFA Points, se ci riesco, anche perché la prossima settimana dovrei fare l'ordine della fatidica GT740 della MSA, che poi ovviamente vi farò l'unboxing senza neanche chiedere ci fai l'unboxing, e vi spiegherò meglio cosa aggiungere, perché poi sono cambiate tante cose. E niente ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio, da BuboMC è tutto, mi raccomando lasciate un like e commentate, seguitemi anche su Instagram e sul mio profilo Facebook e anche sulla pagina Facebook di BuboMC. E da